Dai, che andiamo veloci perché siamo un po' in ritardo. 8:36, c'è la carta d'identità di questo ospite, del primo ospite di questa giornata e di questa settimana. Nome: Umberto. Cognome: Palumbo. Data di nascita: 20/11/1972. La stessa di Fabio Volo, vuol dire qualcosa magari. Professione: consulente pubblicitario. Segni particolari: il bello della pubblicità. Il bello della pubblicità, non solo Fabio Volo ma anche di Zidane, quindi anche lui è uno che nella vita prende a testate, non si sa. Buongiorno, è Umberto. È anche un bel ragazzo. Grazie per il bello della bello pubblicità. Della pubblicità. Sì, perché per fare pubblicità non basta solo essere capaci, ma bisogna essere presentabili. Quando uno va a fare un colloquio perché magari vuole entrare in una squadra che fa pubblicità, quindi in un'agenzia pubblicitaria piuttosto che in una televisione e quant'altro nel settore della pubblicità, la bella presenza è richiesta? Sì, credo di sì. È richiesta la bella presenza, ma anche la bella prestanza, nel senso che bisogna pedalare. Chiaro, bisogna in questo come in altri settori. Allora, certo, partiamo subito, certo, perché essendo un po' in ritardo bisogna, sì, bruciare le tappe. Cerchiamo di capire che cos'è il marketing, perché poi questa parola per molti oggi è assimilata, per altri ancora rimane, beh, sconosciuta. Marketing letteralmente vuol dire piazzare sul mercato, penetrazione di mercato, viene applicata in tantissime categorie, maggiormente in quella che può essere la comunicazione della pubblicità. Pubblicità che intrinsecamente vuol dire arrivare a delle masse, arrivare a dei clienti, arrivare a delle persone, a dei consumatori. Questo letteralmente. Il settore pubblicitario in Sardegna sicuramente in questi ultimi anni ha risentito, ma come tutti del resto, non solo in Sardegna, anche nel resto d'Italia, della grande crisi, e forse i primi a risentirne sono stati quelli della carta stampata. Sì, in realtà c'è un dato a parte la grande crisi, ma anche il cambiamento di fruizione del servizio, per esempio per la carta stampata, perché con internet si sa, no? Sì, il web ha preso il sopravvento, ma giustamente per la novità piuttosto che per la velocità con la quale si possono ottenere informazioni, piuttosto che arrivare in quei pertugi dove normalmente l'acquisto di un quotidiano non arriva per tutta una serie di motivi. Quindi è un po' tangenziale, nel senso che va a prendere il pubblico nella peculiarità di quello che può essere la possibilità di collegarsi con un'applicazione piuttosto che un computer in modo molto veloce. In realtà il dato è impietoso, perché negli ultimi 10 anni, se guardiamo il dato nazionale, c'è stato una caduta, c'è verticale, stato un vero e proprio picco, dal 40-42% di vendite si è scesi al 24%. Questo ha fatto sì che comunque non si avesse più la possibilità di risalire questo debacle, diciamo così, per i motivi cui parlavamo prima, cioè il web che prende il sopravvento e che si stabilizza. A differenza della radio e della televisione, che continuano a mantenere una percentuale tra il 50 e il 53% di vendite di spazi pubblicitari, e la carta stampata ne soffre molto. Se pensiamo... Nonostante il web non sia un veicolo con il quale fare gli stessi fatturati che si fanno con la carta stampata, no, per quanto riguarda la pubblicità, sì, ovviamente. Ma una domanda sempre sulla carta stampata, perché io, sì, sono molto per la carta stampata, considerando, sì, anche lei l'età, arriva da un'altra epoca che ha l'abitudine, sì, di prendere il giornale, infatti, sedersi, non è, sì, congestionato, sì, dalla, è vero, velocità, bravo, di parte di quel 24%, quindi è destinato sempre di più a perdere i colpi la carta stampata, e prima o poi sparirà. Magari si assesterà. Io mi angoscia solo l'idea di non avere più la carta stampata. Beh, Marco, se andiamo, prego, a leggere un dato, nel 2012 in particolare c'è stato 1 milione di quotidiani non venduti, cioè non si andava più in edicola a comprare il quotidiano. Questo è un dato che deve far riflettere. Far riflettere nel senso che la soluzione la diamo sicuramente in mano a chi gestisce questo tipo di comunicazione. L'avvento è che comunque questo 1 milione di copie non vendute, sì, va a compensare col web. Però fino a quale... Va a compensare col web, natura, non negli introiti, però. Non negli introiti, perché, esatto, è lo stesso tipo di prodotto offerto e costo offerto dalla carta stampata, quindi introito non è possibile da chiedere a uno che fa pubblicità sul web. Assolutamente non ha lo, no, stesso tipo di influenza. Nel web noi ci accontentiamo. Marco apre un pensiero valido, nel senso che magari resta lì anche un po' di tempo a sfogliare, andare a vedere, certo, i piccoli articoli, certo, piuttosto, certo, che le rubriche. Ecco.
sul web si ha la tendenza a guardare la prima pagina, i primi articoli, il titolo sotto e grazie, l'approfondimento, arrivederci e grazie, si va poi a vedere un TG. Al limite una domanda, poi mi darà una risposta. Sì. Giunto a questo punto, bisogna, coloro che producono molto carta stampata, devono rivedere le strategie in modo che il giornale possa ancora assecondare un tipo di lettore, vero? Io credo che specializzandosi le strategie ci sono, ci sono, nel senso che magari il valore del quotidiano viene sostituito da un allegato, quindi io mi compro il giornale perché c'è un allegato, però è fine a se stesso, nel senso che non ha una quantità. Ma al di là della carta stampata, la pubblicità ovviamente ha tante forme per essere venduta, no? E noi siamo un'espressione di questa, perché sì, la televisione chiaramente, come tutti i mezzi, soprattutto privati, non col canone che paghi, e poi la pubblicità è la stessa che sulle reti generaliste private, quindi sto parlando esattamente di quel canone lì. Al di là di quello, gli altri devono fare una grandissima opera di raccolta pubblicitaria. La raccolta pubblicitaria in questi anni è diminuita di quanto? In percentuale molto bassa riguardo la radio e la TV, di pochi punti percentuale, quindi ha un assestamento. L'avvento della radio e la televisione resistono? Resistono, assolutamente sì. Hanno il loro target, hanno la loro utenza, hanno comunque chi ancora crede nella possibilità di comunicare alle grandi masse, o comunque a un pubblico mirato, i famosi studi di settore, sì, con una facilità che non è più quella appunto di una carta stampata, che per anni è stata leader in quello che è la raccolta pubblicitaria. Oggi il web cerca di sostituirla, ma la TV e la radio riescono, a differenza della carta stampata, essendo dei prodotti che comunque hanno una audio video, quindi sì, la carta stampata, certo, è scritto, sì, benché ci sia il passaggio sul web, la radio e la TV riescono a portare i loro contenuti anche sulle web TV piuttosto che sulle applicazioni. Quindi possiamo stare tranquilli in futuro per quanto concerne la radio e la televisione, perché io sono anche uno che segue bene la televisione e non vorrei che mi sparisse possiamo stare tranquilli, perché sì, in realtà oggi la pubblicità, parliamo della pubblicità televisiva, che poi è quella che ci appartiene anche un po' a noi come gruppo, la pubblicità televisiva oggi va sui contenuti, non più sullo slogan. Negli anni 80-90 sì, avevamo dei tormentoni. Lo slogan io ce l'ho da quando abbiamo cominciato i due di Venturi, cioè Sardegna 1 è più viva che mai. Questo è lo slogan che ottimo, mi prendo, come ottimo, dire, in condivido, proprietà. Condivido anch'io. Mi tatuo sulla maglietta, lei sul gatto morto. Sulla fronte. Questo slogan è supportato sicuramente dai contenuti nuovi e attuali che poi verranno fatti, è indubbio. Certo. Quindi l'utenza preferisce avere un contenuto, avere un format dove si rispecchia. Utenza vuol dire anche cliente, quindi il cliente si deve rispecchiare in quello che è il prodotto. Negli anni 80-90 si vendeva un po' di tutto e quindi sì, si vedeva anche la pubblicità. Oggi fare pubblicità è una scelta. Fra aziende, io dico leader del mercato, parliamo del mercato sardo, l'azienda leader significa non soltanto il grosso brand, ma significa anche il piccolo imprenditore, ma piccolo lo riduce troppo la sua valenza, ma l'imprenditore che ogni mattina apre la serranda, apre la porta ai suoi dipendenti, ha la voglia di comunicare. A proposito di questo, come torniamo dalla pubblicità, visto che siamo proprio a ridosso del cluster che ci per forza obbliga a dare la linea, e fortunatamente ai nostri inserzionisti che ringraziamo come ogni giorno di averci scelto e di sceglierci, e anche in futuro a quelli che si uniranno a questo grande progetto di Sardegna 1 che è iniziato e continua ad andare avanti, devo dire, ogni giorno con tante sorprese. Poi però la domanda che ti voglio fare è proprio legata agli inserzionisti, a chi lavora ogni giorno tirando su una serranda, e a quello che risponde quando magari un commerciale va a chiedere loro un contributo per sponsorizzare una trasmissione piuttosto che l'altra, piuttosto che un avvenimento. Prima però andremo al telefono per parlare di cake design. Lei sa che cos'è il cake design? Lei ogni design, tanto cake? Sì. Il cake no. Lei cake ogni tanto? Io chicco ogni tanto. Va bene, perfetto. Torniamo tra poco, ho capito che lei ha capito subito di che cosa andremo a parlare. C'è la pubblicità, piccolo spot per noi, a tra poco.
Lanceddu al telefono con noi per parlare di laboratori sul cake design, quindi questa nuova frontiera per decorare le torte. Buongiorno Luigi. Buongiorno, buongiorno caro amico. Buongiorno. Allora, il 28 bene? E il 29 giugno ci sarà uno sì. di questi laboratori. In che cosa consiste? Sì. Cos'è il cake design? Tanto per capire. Poi tra l'altro avremo venerdì prossimo la possibilità di parlarne meglio con un ospite che arriva proprio da quel mondo lì. Ok, allora le definizioni sul cake design e le precisazioni più approfondite le lasciamo a Cécile, che è la nostra insegnante di questo corso. Diciamo semplicemente che il cake design è una tecnica recente di decorazione dei dolci, più specificatamente delle torte. Quindi è una tecnica nuova che nasce negli Stati Uniti e che tutti un po' conosciamo, perché ormai vediamo trasmissioni in sì, TV. Buddy, il re delle torte, quell'uomo esatto. lì che usa 30 quintali di burro ogni volta che fa qualcosa. Beh, quelli sono americani, diciamo. Noi invece facciamo delle cose un po' più italiane, però abbiamo preso la lavorazione della pasta di zucchero comunque da loro, viene da quel mondo. Certo. E quindi si tratta di decorare una torta e renderla a volte così bella che non viene neanche voglia di assaggiarla, perché cioè non voglio rovinare questa opera d'arte. Beh, perché noi proponiamo questi laboratori? Noi siamo un'associazione culturale e siamo specializzati nelle degustazioni e nei corsi di cucina. E allora sono le nostre utenti, noi facciamo principalmente cucina sarda, però sono le nostre utenti che ormai l'attenzione verso la cucina è diventata anche una moda recentemente, no? Sì. Quindi sono le nostre utenti che magari hanno dei bambini piccoli. E cosa succede? Che si invitano alle feste, ci sono delle mamme che hanno decorato le torte usando queste tecniche, quindi vogliono tutti imparare per poter, tra virgolette, in modo sano competere con le altre mamme. E quindi realizzano queste torte che sono anche la gioia dei bambini, perché i bambini chiedono di avere nella torta i loro personaggi. Però si sono viste anche decorazioni, non lo so, la squadra del Milan, per esempio. Il stavo per dire, la squadra del Cagliari, sì, e tu sì. mi hai preceduto col Milan. Esatto. La squadra del Cagliari, cioè, ci sono anche i papà che poi alla fine vogliono la torta decorata, no? E quindi diciamo che l'utenza principalmente, l'interesse verso questi corsi è per le signore o mamme abbastanza giovani che hanno allora, figli comunque in età scolare. Per le dolci tentazioni, quindi farsi tentare anche da un corso e questo laboratorio che sarà il 28 e il 29 giugno, come bisogna fare se uno volesse iscriversi e quanto dura o quante ore per giornata? Allora, il corso è un full immersion, quindi un corso a tempo pieno che dura il sabato pomeriggio dalle 15 alle 20 e la domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno. Poi prima di lasciarci noi vi offriremo ai partecipanti un antipasto con invece prodotti sardi, non più americani, sì. non più dolci, con i vini, perché ci piace comunque premiare e far conoscere aziende che stanno lavorando, puntando più che all'utile al miglioramento del loro prodotto. Quindi senti, questo noi lo facciamo in ogni costo. C'è un sito? Bisogna... Sì, cioè, allora c'è un sito che è semplicissimo, perché è una pagina di Facebook, e quindi è www.facebook.com/eureka-in-cucina. Okay. E lì si vedono tutti i nostri corsi. E c'è un numero di telefono per iscriversi? Che non so... Sì, per iscriversi può chiamare lì, oppure anche un numero di telefono, io non so se posso lasciarlo qua. Ma sì, io credo di sì. Sì, sì, può anche lasciare il numero di telefono, però vabbè, il problema sarebbe che non l'avremmo in sovraimpressione, quindi è inutile. Facciamo che diamo riferimento alla pagina Facebook che hai appena nominato, quindi va bene sì, così. Eureka in cucina, è facilissimo va da bene, trovare. Va bene, va bene, va bene. Allora, Luigi, grazie. Responsabile grazie. Progettazione e sviluppo di Eureka Enterprise per quanto riguarda il cake design. Torneremo a parlarne con Cécile Crabot, che è proprio una francese che si è stanziata qui in Sardegna e ha portato questo metodo, insomma, tra le prime. Sì, una delle. Per, sì, esatto. Per esatto, poter esatto. lavorare e decorare le torte. Grazie, buon grazie. Lavoro. Grazie in bocca al lupo, caro amico. Buona giornata. Ciao, grazie, ciao, grazie, ciao, caro, ciao, ciao, ciao. Torniamo a parlare di. A proposito di pubblicità, no? Certo. Visto che comunque anche chi organizza un corso deve promuoversi in qualche maniera, e la televisione è utile anche a questo, vedi? Assolutamente. Soprattutto sì. un programma come questo che strizza l'occhio anche alla radio, quindi le tecniche di televisione sono un po' rivisitate. Assolutamente sì. Allora io ti chiedevo come reagiscono i piccoli imprenditori, quelli famosi della Sarlanda, ma anche i grandi imprenditori a questo periodo, quando uno va e quando voi andate commercialmente parlando a chiedere loro un contributo. Ma rispondo volentieri a questa tua domanda, perché ben vengano le statistiche, ben vengano le ricerche di mercato, ben venga su tutto questo andare sul territorio e parlare con le persone.
questo un po' lo si sta rivalutando, cioè nel senso che oggi mi sarebbe porta a porta, una sorta di porta a porta, door to door, come dici, sì, sì. Assolutamente sì, ma più che un porta a porta è incontro incontro, cioè se io non vado sul territorio, non capisco il mio territorio cosa mi offre, scusate il gioco di parole, sì, e come soffre, nel senso che la sofferenza c'è. Però la prima cosa che il buon viene... pubblicitario dice che nel momento di difficoltà, soprattutto anche il buon imprenditore fa questo ragionamento, è lì che devo investire di più. Ma guarda, io potrei usare una frase del buon Steve Jobs che disse e nei momenti di crisi fare pubblicità è come costruirsi le ali mentre gli altri precipitano. Una visione avveniristica del molto tutto avveniristica. Molto avveniristica, sì. Detto ciò, è chiaro che i miei interlocutori hanno voglia di fare comunicazione, ma spesso e volentieri gli mancano i denari. Questa è la realtà. E allora che è un po' quello che fa girare tutto nell'economia. Guarda un po'. Sì. In realtà bisogna prima parlare, confrontarsi e trovare sicuramente un modo con delle manovre molto semplici. Prima dicevo lo slogan, se voi ricordate bene negli anni 80-90 c'erano dei tormentoni di pubblicità, c'erano i testimonial, sì, i primi testimonial sono stati, oltre ai personaggi televisivi, i titolari stessi delle aziende, soprattutto negli anni 90, grandi attori, ti ricordi? Beh ragazzi, torniamo indietro a Topo Gigio e a Calimero, ci torneremo, nel senso se che torniamo lì, già da lì si partiva nel bravissimo Matteo, nel con testimonial che erano idoli per i bambini, ma perché lì c'era l'essenza. Poi negli ultimi 10-15 anni questa essenza si perde, perché si va molto su quello che è la bellezza dello spot piuttosto che su quelle che non sono i contenuti ma lo status symbol. Quindi bisogna tornare un attimino a quelle che sono le personalità. Nel marketing ci sono le famose 3 o 4 P che si prendono in considerazione: prodotto, prezzo, pubblicità, posto, dove si distribuisce. Manca la quinta P, secondo me, la personalità degli spot. La personalità te la dà il cliente, tu lo puoi aiutare. Ricette non ce ne sono, metti questi ingredienti e ottieni il dolce. Prima parlavamo di torte, no? Sì. Esistono dei modi di essere, esistono dei modi di confrontarsi, esistono delle possibilità, perché tutti vogliono comunicare. E poi forse una volta per tutte bisognerebbe dire e far capire a chiunque fa pubblicità che la pubblicità non è che ti porta il giorno dopo ad avere 10 clienti lì che dicono: ah, eccomi, ho sentito che mi chiamavi e mi cercavi, sono qui pronto. No, è un lavoro che viene nel tempo, diciamo, sostanzialmente consolidato dal tuo di prodotto, quindi la tua offerta, e dalla fidelizzazione che esiste tra il mezzo. Se posso, io due settimane fa ho incontrato un imprenditore sardo che mi diceva: Umberto, io non faccio pubblicità perché mi conoscono tutti. Sì. A questa sua considerazione, a questo suo dato, io chiedo con molta tranquillità: ma tutti ti conoscono? E lui magari lì ha un attimino ha riflettuto su questa sua esternazione. Mi conoscono tutti vuol dire ok, ti conoscono tutti e in quindi settori, sei famoso. Ma se tu ogni tanto, o meglio, se tu non ogni mattina non fai l'alzabandiera dicendo io sono qui, diventa difficile. Non sarebbe logico soprattutto spiegarsi il motivo per il quale le grandissime aziende che sono straconosciute continuino o facciano sempre pubblicità, no? Finisci questo. Come ha risposto lui di fronte a questa tua osservazione? Lui ha risposto convalidando questa sua esternazione. Se dice no, mi conoscono tutti comunque. La mia ulteriore considerazione all'atto pratico è le vendite come vanno? Così, perfetto. Ci siamo presi il caffè, arrivederci e grazie. Abbiamo neanche un minuto per cercare di concludere questo piccolo viaggio all'interno del mondo della pubblicità e di chi si occupa di questo settore. E rimanendo in Sardegna e rimanendo sul marketing... Io dirò una frase che normalmente non piace quando frequento corsi piuttosto che mi confronto con colleghi. Il marketing secondo me non esiste. Non esiste nella misura in cui hai dei comandamenti. Stai dando una notizia a tutti quelli che vivono da anni in questo settore. Assolutamente sì. E con anche grandissime frustate da parte di capi che lavorano negli uffici marketing. Il marketing è uno strumento che si può studiare, ma alla base di tutto c'è il confronto. L'unico confronto... Quindi è legata alla soggettività dialettica e culturale di chi vende, a monte. Anche sì, nel senso che il mercato sardo fa parte di... Non ce lo dimentichiamo, fa parte di quello nazionale. Ma quando a noi ci vengono dati in pasto, dei dati, piuttosto che delle statistiche,
piuttosto che dei dati di ascolto, quelli vanno bene, devono essere considerati e studiati. Però io sfido chiunque a andare su ogni territorio, che possa essere la Sardegna, la Campania o la Sicilia, andare a vedere per quale motivo queste statistiche poi hanno Senti, un confronto. Ti faccio una domanda che è una provocazione. Sì. Quantità o qualità? Una qualità quantistica. No, nel senso, preferisci avere molti spot di bassa fattezza e quindi non di qualità, o meno con più qualità? Ma come ti dicevo prima, anche il piccolo inserzionista, e mi scuso per la parola, sì, piccolo come entità, ma grande nella sua azienda, è qualitativamente forte, anche se fa uno spot non scadente, ma uno spot proporzionale alle sue possibilità. Va bene, allora per tutto il resto, chiaro, chiamate Sardegna 1, vi risponderà direttamente Umberto Palumbo, così almeno le mazzate le prendo. No, le altre informazioni possiamo dare direttamente di risposte anche convincente a quegli inserzionisti che volessero entrare a far parte della nostra famiglia. Siamo qui, siamo a vostra disposizione, questo è il messaggio importante che vogliamo far passare, perché ovviamente sarà una frase fatta ma è quella più vera: la pubblicità è l'anima del commercio ed è a doppia mandata, l'anima per chi fa un lavoro di ricchezza come il nostro, ma anche come il vostro, magari che siete dei piccoli o grandi imprenditori che devono investire nel settore pubblicitario. Per darti una botta di autostima prima di andare via, ti faccio leggere questo post su Facebook che è arrivato da poco da Elisabetta, non so se è la tua mamma, sì, tua sorella. Palumbo, non la conosco. No. Questa è Ambu, diversa, non è Palumbo. Grande Umberto, professionale e competente, bravi. Grazie Umberto Palumbo, grazie Umberto, in bocca al lupo. Grazie a voi ragazzi, responsabile commerciale di Sardegna 1. Ciao. Grazie a te, un abbraccio, a tra poco l'angolo rosso blu, ma prima i due dell'abitacolo, ragazzi. Yes. Siamo lunghi come pochi, ma pazienza, a tra poco.